sono quelle? Quelle sono... sono le nuvole. E che sono queste nuvole? Ma... quanto sono belle! Ah, straziante, meravigliosa bellezza del creato. Lo stupore di Totò e Ninetto Davoli nella celeberrima scena di Uccellacci e Uccellini di Pasolini l'hanno avuto in molti ieri in Abruzzo per il cosiddetto fenomeno dello chef cloud sulla costa, nuvole simili a onde californiane, quelle cavalcate di solito dai surfisti. Le foto e i video realizzati lungo la costa abruzzese hanno fatto il giro dei media nazionali e come se il mare avesse preso il posto del cielo in questa suggestiva cornice. Ma in sostanza di cosa si tratta? Lo abbiamo chiesto al fisico dell'atmosfera, docente dell'Università d'Annunzio, Piero Di Carlo. Allora, di fatto è un fenomeno naturale che si osserva in diversi posti nel mondo. Qui forse uno dei primi casi negli ultimi anni, per cui è stato abbastanza spettacolare, ha avuto un risalto elevato anche a livello nazionale. Di fatto è il frutto di una settimana di caldo, quindi una situazione di caldo, anche se volete abbastanza strano per il periodo. È un'intrusione di aria fredda dagli alti strati dell'atmosfera, che non ha fatto altro che sollevare questi che vengono chiamati, con una traduzione italiana anche se volete orribile, nuvole a scaffale, nuvole a mensola, sì, e sono, perché di fatto richiamo poi questo aspetto qui così stratificato a bassa quota. Sono spettacolari, ovviamente non hanno nulla a che fare con tornado o eventi, uragani estremi, che ovviamente si verificano in condizioni diverse e ne osserviamo sempre di più frequenti anche nelle nostre aree, ma non era questo il caso. Professore, ma cos'è una nuvola? Allora, una nuvola di fatto è semplicemente un agglomerato di goccioline di acqua di dimensioni che vanno da qualche micron in su, quindi è di fatto un processo semplicissimo per cui del vapore acqueo a determinate temperature in quota condensa, si raggruppano tra loro a formare delle nuvole che poi assumono delle forme spettacolari, anche i colori a seconda della densità. E per tutti gli appassionati una buona notizia: all'interno di geologia partirà l'Università d'Annunzio l'anno prossimo un corso di climatologia e meteorologia. Si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia.